Questo provvedimento cosa dispone? Innanzitutto dispone che dal momento della mia firma, cioè dal momento da adesso e quindi dalla notifica poi a tutti quanti i comuni che non avranno necessità di effettuare ed emanare una nuova ordinanza, perché questa ordinanza è automatica ed effettiva ed ormai operativa su tutto il territorio piemontese. Tutto quanto le regole che sono qua previste prevedono innanzitutto che siano sospese tutte le manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, eventi in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, che siano di natura culturale, ludico, sportiva o religiosa. Sono chiuse le scuole, cioè sono chiusi i servizi educativi dell'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado. Chiuse le scuole vuol dire che sono chiuse per gli studenti, per i ragazzi, ma sono chiuse anche per tutto il personale della scuola, è chiuso proprio l'edificio scolastico. Sono chiusi tutti i musei e tutti gli istituti e luoghi della cultura. Sono sospese ogni viaggio di istruzione sul territorio nazionale e all'estero. È previsto che tutte le persone che arrivano nel nostro Piemonte e che provengono da luoghi in cui il contagio sia conclamato, che sia la Cina o che siano le zone rosse della Lombardia ad esempio, è previsto l'obbligo di recarsi immediatamente presso il Dipartimento di Prevenzione e di Sicurezza Pubblica e di Igiene Pubblica, quindi presso l'ASL di riferimento, per sottoporsi alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Vuol dire immediatamente essere disponibili a recarsi presso i nostri uffici, chiudersi nella propria abitazione, fare il tampone in attesa dell'esito del tampone stesso. Questa non è una facoltà, è un obbligo previsto dalla nostra ordinanza per tutti coloro che arrivano nel nostro Piemonte. Abbiamo poi previsto una serie di pratiche che magari possono far sorridere qualcuno, ma il coronavirus si trasmette con semplicità, attraverso gesti semplici, pertanto l'importanza di lavarsi spesso le mani. L'importanza, e l'abbiamo previsto per tutte le strutture, come le palestre, come i luoghi di riunione, i luoghi di incontro, di avere all'interno e all'ingresso delle proprie strutture l'opportunità di utilizzare quelle sostanze, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio e la disinfezione delle mani. Abbiamo previsto di evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Le previsioni naturalmente di non prendere farmaci né antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dai medici, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e di alcol, usare la mascherina soltanto se si è malati o se si assiste un malato. E attenzione, i prodotti made in China ed i pacchi che arrivano dalla Cina non sono pericolosi. E gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus. Lo sottolineo perché si sono generate tante fake news che invece non hanno alcuna fondatezza, perché quello che vi sto dicendo è sottoscritto dal Servizio Epidemiologico Nazionale e da tutte le regioni che hanno emanato questa ordinanza. Le direzioni sanitarie, cioè gli ospedali, sono tenuti a ridurre il regime delle visite per i propri pazienti e tutto il personale sanitario e tecnico deve attenersi alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria. Abbiamo previsto con RFI e con GTT che tutti i treni regionali e tutti i mezzi del trasporto pubblico vengano disinfestati, una disinfezione giornaliera, non soltanto nei mezzi ma anche all'interno delle stazioni. Sono sospese tutte le procedure dei concorsi pubblici, tranne quelli delle professioni sanitarie, e sono sospesi anche i congedi del personale sanitario tecnico che è necessario sia operativo nelle nostre strutture ospedaliere e nella nostra unità di crisi.